Però noi siamo qua da ormai diversi anni, questa sera anche una felicità in più, perché al di là della presenza vostra, dell'Uni3, dell'amica Pina e dell'attività importante che avete e continuate a fare ormai da un quarto di secolo, anzi anche qualche cosina di più ormai, c'è il piacere anche di un ritorno che è quello di Franco Fazzoli, che è una... dei personaggi essenziali, importanti. Voi sapete che questi appuntamenti, per chi non lo sapesse lo dico e lo ricordo, sono appuntamenti ormai che hanno, io lo definirei quasi un gruppo relazionale, che vede oltre alla mia presenza l'amico professor Gerardo Palermo, l'attore Franco Fazzoli, Guido Capirci insieme anche a Gabriella, Roberto Breschi, che è, direi, l'ottimizzatore, quello che oltretutto insomma tiene un po' sotto controllo anche il buon andamento della situazione. E poi c'era, ci sarebbe, e mi auguro che ci sarà ancora, Luciano Mazzini, che non sfugge a molti, allietava attraverso la musica, le sue canzoni, anche questi incontri, questi appuntamenti. E poi c'è naturalmente quello che noi definiamo lo zoccolo duro, cioè il pubblico, zoccolo duro, no, essere sempre un po' maligno, insomma, lo zoccolo duro, direi, di questi amici che si ritrovano qui insieme a noi. I nostri sono maniere colloquiali, sono delle conversazioni, come sempre atteso anche a sottolineare il professor Palermo. E quindi niente, continuiamo anche questa sera. Questa sera però vorrei cogliere anche l'occasione per complimentarmi a nome di tutti con Marcella Natucci Marraccini, ma non solo per questo bell'articolo uscito, questa intervista sul quotidiano Il Tirreno, a cui ci lega, a me appena un'antica, ormai atavica, quando la redazione era tutta diversa, quando c'erano figure e personaggi diversi negli anni 70, in quegli anni di 80. Ma direi per l'aver avuto anche l'intelligenza di valutare, considerare e porre attenzione a un personaggio come Marcella, che direi anche con silenzio, con modestia, senza troppi fragori, ha fatto delle cose esimie, egregie, importanti, degli ottimi lavori. E la cosa più particolare è questa, la curiosità, che a 80, si può dire l'età? Sì, lei ci tiene, a 84 anni, che non li dimostra, lei ha fatto, si è iscritta al corso di critica cinematografica che è stato organizzato qui a Grosseto dalla Fondazione Cultura. E devo anche fare una sottolineatura positiva per la Fondazione Cultura, perché occuparsi anche di questo, una città come Grosseto, sarebbe più che bene. Insomma, non ci dimentichiamo una serie di figure, la stessa Laura Morante, vari registi, questo cinema Marraccini, che potrebbe, se recuperato, essere uno spazio anche ad hoc per creare una fondazione dove fare cose di questo tipo. Insomma, tornando a Marcella, ben trovate e benvenuti. Prima di iniziare un brindisi, anche perché io ho anche un piacere personale che, vabbè, molti lo sanno, però mi piace comunicarlo e mi piace farne un brindisi insieme a voi, che non ci pensavo più, ma ho fatto anche l'esperienza di diventare nonno di un bambino che si chiama